benvenuto Edward Luttwak. Buonasera. Politologo collegato da Washington, sempre con Alessandro Di Battista. Vi ricordo, Scomode verità per Paper First in libreria. Di Battista, Israele sta vincendo la guerra con Hamas? Ma dopo l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, Israele ha dichiarato al mondo intero due obiettivi rispetto alla sua operazione a Gaza. Uno, la distruzione di Hamas. Per me non si potrà mai distruggere il terrorismo facendo una strage ignobile e indecente di bambini, oltre 14.000 morti. Così si alimenta il terrorismo. E poi il secondo obiettivo era quello della liberazione degli ostaggi. Anche questo non si sta raggiungendo. Io però ve lo dico, non è mai stato l'obiettivo di Netanyahu la liberazione degli ostaggi, tant'è che decine di migliaia di cittadini israeliani protesta contro il governo a Tel Aviv o a Gerusalemme. La maggior parte degli ostaggi fuori sono stati liberati tramite un negoziato mediato dal Qatar tra Hamas e Israele. E Israele ha addirittura giustiziato, sparato volutamente a tre ostaggi israeliani perché credeva fossero civili palestinesi perché sparano Luttwak contro qualsiasi cosa si muova. Allora, gli israeliani hanno vissuto con Hamas molti anni e pensavano di aver raggiunto una specie di equilibrio non in amicizia ma in ostilità, ma un equilibrio tranquillo. E loro intanto usavano i soldi mandati da tutti a Gaza per costruire case, li hanno usato il cemento per fare il tunnel. Allora, Luttwak, il concetto è... Si sono addestrati armati per l'attacco. Se un equilibrio... Sì, Luttwak, aspetti che poi le ridò la parola. Se un equilibrio si raggiunge, viene rotto in quella maniera, c'è anche una componente politica, emotiva, culturale di risposta. Non solo si punta a distruggere Hamas, ma c'è anche una componente politica nella risposta. Questo è evidente. Di Battista. Però il punto è che per me l'obiettivo di Israele non è la distruzione di Hamas, non lo è mai stato. L'obiettivo di Israele è cacciare i palestinesi dalla terra dei palestinesi. Prima Luttwak parlava dell'equilibrio, anche se diciamo un equilibrio non equilibrato. Questo è un rapporto di Save the Children del giugno 2022, si chiama Intrappolati, 2022. Dopo 15 anni di blocco, perché Gaza è una prigione a cielo aperto, un lager, 4 bambini su 5 soffrono di depressione e vivono tra angoscia e paura, e più della loro metà, 55%, ha pensato al suicidio. Questo è un rapporto del 2022. Dunque, prima dell'attacco di Hamas, a Gaza un bambino su 2 ha pensato al suicidio e la depressione era comune. Questa è la realtà. E oltretutto, non nell'ultima settimana, proprio per parlare, per me, delle menzogne di Israele, della malafede e del tentativo di allargamento del conflitto, Israele è riuscita a bombardare un'ambasciata della Repubblica Iraniana a Damasco. A quale paese al mondo è concesso di far questo il porco comodo senza che vi sia una reazione internazionale? Perché Luttwak, Netanyahu vuole l'allargamento del conflitto. Luttwak. Allora, in Israele stessa ci sono 2 milioni di cittadini arabi. Molti di questi cittadini arabi sono nelle classi professionali. Provvedono quasi metà dei dottori e così via. Comunque 2 milioni di arabi. Questi arabi in passato hanno partecipato anche a governi italiani, israeliani in coalizione. Quale protesta c'è stata dall'inizio della guerra? Zero. Zero. In episodi passati gli arabi israeliani dimostravano. A questa volta nessuno. Lo stesso Cisgiordania, dove Hamas pensava che ci sarebbe una rivolta di massa di tutta la popolazione, c'è stato quasi niente. Ramadan, loro hanno promesso che ci sarà un come ha detto, un flood, come si dice, un diluvio di Ramadan, non è successo niente. Perché? Perché tutti capiscono che Hamas ha lanciato un attacco di sorpresa prendendo nessuna precauzione, nessun pensiero a cosa sarebbe successo il giorno dopo. Ottobre hanno pianificato l'attacco benissimo, ottobre 7, e niente per ottobre 8, 9, 10 e 15. Hamas riconosciuto e come nemico dagli stessi lager, palestinesi, dice. Basta con la storia del lager. Non hai visto i filmati che fanno vedere case di appartamenti, stanno ville, come questi ospedali che sono migliori di qualsiasi paese sottosviluppato, erano
prima che li hanno usati. Gaza come non è un lager, dice Gaza. Io parlo come sempre di rapporti internazionali. Perché non si protesta? Perché vi è un regime di apartheid. Questo è il rapporto del quale ho parlato la volta scorsa e l'ho portato oggi. Di Amnesty International, si intitola rapporto prima precedente al 7 ottobre l'apartheid di Israele contro la popolazione palestinese, un crudele sistema di dominazione, un crimine contro l'umanità, questo prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. In Cisgiordania, dove non esiste l'ala militare di Hamas, sono state arrestate oltre 8.000 persone negli ultimi 5 mesi. Vengono arrestati minorenni, bambini di 12 anni, 13 anni che marciscono in carcere in Israele. I droni israeliani in Cisgiordania hanno fatto strage di civili palestinesi, non a Gaza. In Cisgiordania, nella casa dei palestinesi, dove per il diritto internazionale, Flori, gli israeliani non dovrebbero starci per il diritto internazionale. Sono coloni, sono invasori. Lì ci sono gli invasori e gli invasi, ma nessuno in Europa se ne preoccupa. Lutwak, tu citi Amnesty International come se sarebbero autorevoli. Non sono autorevoli, sono assolutamente di parte, in una maniera partigiana nel senso più totale. Allora, parola, vi chiedo l'ultimo passaggio, di Battista, vi chiedo l'ultimo passaggio. Rafa, Netanyahu ribadisce, la andremo, abbiamo già deciso la data, proprio mentre si cerca una tregua e gli americani hanno più volte fatto capire che così non può andare avanti. Beh, gli americani, Giovanni, da un lato dicono vacci piano, siamo contrari all'operazione Rafah, inviano aiuti paracadutandoli su Gaza. Tra l'altro, pensate, ci sono stati decine di cittadini palestinesi uccisi dagli aiuti stessi dai paracaduti malfunzionanti. E allo stesso tempo armano Israele. Gli F-15 e gli F-16 sono prodotti dalla General Dynamics e della Boeing. Gli F-35, che hanno reso Gaza un Hiroshima 2.0, sono prodotti da Lockheed Martin, la principale fabbrica di armi del pianeta, che è chiaramente di proprietà statunitense e partecipata tra l'altro dai grandi fondi di investimento finanziari statunitensi, BlackRock, Vanguard Group e State Steel Corporation. Questo è il male oggi del nostro mondo, il capitalismo finanziario e gli interessi delle fabbriche di armi. Lutwak, sono isolati a Tel Aviv o no? No, Netanyahu è isolato perché anche prima della guerra c'era 49,9% della popolazione che era completamente contro di lui, anche prima della guerra. Appena la guerra finisce, lui andrà via perché avrà responsabilità ministeriale. Questa non è una storia di Netanyahu, questa è una storia che a Rafah rimangono 6.000 terroristi Hamas che sono completamente opposti a qualsiasi Stato palestinese, completamente, qualsiasi nazionalità palestinese, combattono per l'Islam globale. Gli unici che sono come loro è ISIS, il quale sta riemergendo, e questi combattenti di Hamas, se non si arrendono, gli israeliani andranno lì, li troveranno e li uccideranno. Dal punto di vista strettamente tattico-militare, gli israeliani non potevano entrare a Rafah fino a che la gente non ritorna a nord. Stanno ritornando, migliaia stanno ritornando ogni ora. Quindi quando i profughi vanno via da Rafah, a questo punto entreranno in Rafah, perché non possono lasciare Hamas sopravvivere dopo questa guerra. Grazie Lutwak. Di Battista resta con noi, benvenuto Stefano Zurlo.